Ciao a tutti amici Tomb Raider Definitive Edition, ottava puntata. Ciao a tutti da Dave e Mark. Eccoci. Riprendiamo con la nostra avventura, siamo all'ottavo episodio di Tomb Raider Definitive Edition. Allora Marshall, che mi dici, andiamo avanti? Sì, dai, andiamo avanti, siamo qua nella foresta nera, non so che cos'è. Non è la direzione, però no, parliamo L1, non era di qua, si va dall'altro lato. Ricorderete nell'ultima puntata quello che è successo, ci siamo avventurati in questa specie di foresta, come si chiama la mappa? In questa foresta... Foresta in quota. In quota, quindi siamo in alto. Siamo stati aggrediti da ogni tipo di avversità, vero Marshall? Quando mai, sì, ormai anche i papaveri che sono alti ci attaccano ormai, le mosche, pappataci, zanzari. Attenzione, chi è? Qualcuno mi aggredirà qua. Probabilmente, attenzione, chi è? C'è Union. Infatti sono in tre, quanti sono? Due o tre? I soliti tre dell'Ave Maria, chi sono? Vediamo. Uno e due, io ne vedo due. Vediamo di accopparli. E come faccio qua? Devo per forza... perché quello non se ne va. Dobbiamo accopparli per... Attenzione, primo andato. Secondo andato, e c'è attenzione. No, aiuto! Ancora loro, accidenti. Ancora loro, attenzione. In due, aiuto! Si attaccano. Attenzione. Devo fare intento, ma... Il solito tortizio... Che è? Mi stanno attaccando. Il solito quello. Mi stanno attaccando. Andiamo avanti. Sono dei lupi. Aia, Il tizio qua. Oh, niente, ci hanno ammazzato. Accidenti. Ci hanno accoppato. Qua subito i lupi. Subito. Mi hanno messo in difficoltà, avete visto? Dobbiamo forse è meglio andare in stealth, vediamo. Un approccio più stealth. Quindi ci sono tre tizi lassù. Sì. Più due lupi. Vediamo se si può passare da un'altra parte, perché qua ti mandano i lupi. Vediamo se riusciamo. Forse da qua. Da un'altra parte. Vediamo. Forse di qua, non lo so. Vediamo. Attenzione. Però non vedo niente, forse posso far saltare la... No, quella non scoppia, la lanterna non scoppia. Purtroppo no. Attenzione, qua c'è il primo. Appena ammazzi il primo gli altri si allarmano. Vediamo un po'. Eccolo, il primo è andato. Salva aiuto, salva aiuto. Secondo, è andato pure. Ma chi è? C'è il terzo. C'è il terzo. C'è quello che ci ha ucciso prima. Forse è meglio da qua. Qua non c'è arrivo. Siamo in alto, quindi siamo al sicuro dentro. Vediamo se arriva. Almeno siamo al sicuro dentro. Vediamo un po'. Eccolo qua. Corazzato, corazzato. Guarda lui. Morto. Ok. Morto pure lui. Che è? Sta musica è un pochino guidante. Fa venire l'ansia questa. Sembrano i tamburi di Jumanji. Prima mi hanno maciullato proprio. Sembrano i tamburi di Jumanji. Allora che faccio? Attenzione. Che facciamo? Abbiamo c'è ancora la musica però. Forse dovete provare? No, i lupi forse. Eccoli. C'è la musica per loro. Sì. Proprio per loro la musica. Attenzione, qua non ci arrivano. Qua non ci arrivate. Vedi? Mi sono arresi, non ci attaccano, qua non ci arrivo, scappano. Sistemato, c'è l'altro, dov'è? Ce n'è un altro di lupo. Dov'è? Sì, è proprio per loro, per i lupi. Los Lobos. Loro sanno dove sono io. Dov'è? C'è un lupo. Un lupo spelto questo. Tutti sti ragazzi, abbiamo scoperto un lupo spelto. Si è nascosto. Dov'è? Eccolo lì in lontananza. Ancora sapevo. Ma sta facendo? Mangia l'erba, che ne so. Spilucca i cadaveri, che ne so, che fa? Balla. No, è morto. Sto ballando. Qua si fa dura la vita, in questa foresta. Dura la vita? Mi prepiamo. Prima hanno maciullato, devo ammetterlo. Sì. Ho cambiato un po' strategia, però non era facile. Allora, sono un po'. Cambiato strategia. Dei funghi, li cercavo da tanto tempo. Raccogliete sempre i funghi. Ok, andiamo avanti. C'è quelli velenosi. Andiamo avanti. C'è una porta. Cosa devo tirare?
Okay. Sì. Come non c'è il campanello, dobbiamo tirare la porta. Ecco qua, siamo entrati. Che c'è qua? Una grotta al solito. Se... Oh, che è là? C'è un dino appeso in salamoia là sotto. Che è? I lupi con le gambe. Oh, dei lupi? Come i lupi... I lupi li allevano. Ragazzi, mi piace, ma mi serve esperienza. Non si farebbe, no. Sono ingabbiati. Non lo fanno, non lo fanno. Tanto qua nessuno gli dà da mangiare, li uccisi tutti i loro padroni. Non lo fate. Qua forse ci vorrebbe, devo eliminare tutti i lupi, non lo so. Non lo so, vediamo. Per sì o per no. Questo suono è insopportabile, mi capirete, perché tutti qua sì, che continuano stanno, ad abbaiare. Stanno ululando. Si capisce. Ma quanti ce ne sono? 10 sono. Sono 10. 10.000, quanti sono? Ancora ce n'è? No, questo non parla. Questo non parla. Io mi differenzio dalla massa. Non sono come tutti gli altri. Allora. Vediamo che dobbiamo fare. Ora posso ragionare senza sottofondo. Senza dei sottofondo. Lupi. Allora, vabbè, sì, c'è questo, sarà da tirare. C'è la carcassa da spallottolare qua di là. Succede. Che succede? Si sposta la trave. Ah, ok, facile. Facile. Ah, questa era semplice, dai. Ok, facilissimo. Mettetesi le più difficili, sti retti. Troppo semplici. Chi è? Allora, Marshall, questo consiglio qui? Vabbè, non c'è niente da fare, in effetti. C'è la salamoia, scusa, vero? Sì. Arriva, la salamoia. Salamoia, qualcosa in salamoia. Ecco qua. Poi ci sono... Serve sempre un po' di materiale. C'è un'altra cassa lì dietro. C'è un'altra cassa, un altro coso in salamoia. Non abbiamo visto. Altro che Disney, wow. Qua, era un po' meno divertente se cadeva. Ho rischiato qua, ancora una volta ho rischiato. Dove dobbiamo andare qua? Di qua? Andiamo di qua. Belle queste quadrature, al solito. Strettoia. Sta venendo la scoliosi, forse di stare in questa posizione. Tieni, oh, oh, mi distrendi. Attenzione. Che cos'è? Uno stormo di Christian Bale. Ragazzi, Christian Bale, avete visto? Un dei pipistrelli. Guidati probabilmente da Christian Bale. Guidati da Christian Bale, i pipistrelli. Attenzione. Chi non lo sapesse, l'attore di Batman, noi abbiamo creato un po' una meme, perché ce ne abbiamo uno sul terrazzo e lo chiamiamo Christian Bale. Christian Bale. Un pipistrello che viene a trovarci tutte le sere e sbatte contro un muro quando suoniamo. Cioè, non gli piace la musica. Sicuramente. Allora, ovviamente non entra in casa, ecco. Attenzione. Ah, siamo tornati nella baraccopoli, pensa te. Siamo tornati indietro. Però ho visto un accampamento, forse potevo dare un salvataggio. Scusate, torno indietro. Vediamo. Intanto Lara si stanno strappando. Ho perso qualcosa. Fa. Si stanno strappando i pantaloni piano piano. Ci piace molto questa cosa. So che non si farebbe, ma. Ci piace molto. Che... No, sì. Non c'era niente, no. Un bel aprile. Vabbè. No. Di qua è passato, qui sono i pipistrelli. No, dall'altro non lato non sembra esserci nulla. Tutti in ordine, andiamo avanti. No, andiamo avanti. No, non c'è l'accampamento di qua, andiamo di là. Bella sta cava, eh? Bella, ci starei proprio, guarda, là ci metto il letto, là ci metto il televisore, là ci metto la vasca idromassaggio. Sì, di qua non sono stato. Che c'è qua? Gente morta. Che c'è qui? Il vuoto. Se arrivi là non se ne parla, però. Ma dove si va di qua? C'è il vuoto. Niente, vado di nuovo fuori. Non c'è niente. Devo accertarmi. Non c'è qualcosa di nascosto. Niente, si va all'area dove eravamo prima, Baraccopoli. Baraccopoli, andiamo a Baraccopoli. Ok. Ah, una fune. E giù, ancora giù. È giù. Oh, oh! Ah, sto cadendo di sotto. Alex, chi è? Sto cercando di raggiungere. Ora siamo alla spiaggia. La barca è in pessimo stato. Senza gli attrezzi giusti possiamo scontarci di grida. Qui abbiamo bisogno di tuo aiuto. Fate il possibile. Quando mai? Attenzione. Non sapete fare niente voi, sempre per il nostro aiuto. Era Alex Esco che fa le zozzerie con quella lì, con come si chiama? Reyes. Eccoci qua. Allora? Prevedo nemici. Sì, sicuramente, perché conoscendo. No. No. Ci saranno più avanti sicuramente, vediamo. Ah, dobbiamo attraversare il vuoto così.
c'è il vuoto sotto, c'è il rumore. C'ha 20 metri di, anche di più. 35 metri almeno di salto nel vuoto. Se no non si spezzi la corda, non si sa mai. Eccoci qua, siamo arrivati. Vediamo se riesco a saltare su una di queste. L'ascensore. L'ascensore! Si ferma? Si gira, sta girando. No, non si ferma. Non si ferma. Vabbè, lo prendo. Okay. A posto, stiamo scendendo. Si scende sempre di più, ragazzi. Sì, scendiamo. Prima siamo sempre saliti, adesso si torna verso le spiagge. Per una volta ci... Ok, la nebbia agli ulti colpi. Alex ha detto che stai scendendo qua giù. Sì. Arrivo subito. Sempre devo dirti una cosa. Che c'è? Che? So come scappare dall'isola, però devo tornare al monastero. Sei sicura? Sì. Per ora non dire niente di altro. Aiuterò Reyes a sistemare quella barca, ma poi salterò per l'entroterra. Lara, forse non... Senti, devi fidarti di me. Ok, stai attenta. Ok. Quindi qua la nebbia agli sticolli, per vicinando sale, sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Siamo nella nebbia, guarda qua che... Siamo colti noi, ragazzi. Ecco, è finita la nebbia. Quindi dobbiamo andare a salvare la solita Sam, che è stata catturata da Sting. Qui non prevedo una bella accoglienza. No, ci stanno aspettando. Oh, che succede? Si è bloccata. Che? Oh. Hanno staccato la corrente. No, 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 non si può andare di là. Stavo per saltare, ma... Hanno staccato la corrente. C'è un po' un saltino da fare, forse con l'arco riesco a... Forse, no, qua se salti muori. Che succede? 50 metri di salto. Che succede? Niente. Nulla. No, niente. No, saltare è impossibile. Saltare, c'è un sistema per arrivare da qualche parte. Qua siamo fermi, cioè hanno staccato la corrente. La funivia si è bloccata. Forse in alto c'è una coordinata. Okay. In teoria forse tirando mi avvicino un po'. Mi sono avvicinato? Forse sì. No? Forse sì. Vediamo un po'. Prova. No, a me sembra che siamo fermi. No, non corre troppo lontano. No, non ce la facciamo. Non è possibile. C'è un altro sistema sopra forse. No, niente. E come si fa qua? Oh, qua si muove tutto. Come facciamo? Stiamo qua tutta la giornata. Praticamente. Tutta la giornata qua. Forse cado lì? No, l'abbiamo fatto prima. C'era un palo. Siamo okay. Scemi noi. Siamo scemi noi. Ecco. Non c'era. Okay. C'era il modo. Ok. Ok. Che c'è qua? Munizioni. Ce l'abbiamo, altra cassa di munizioni? No, ce l'abbiamo tutte. Ok. Possiamo andiamo. Dove andiamo? Boh. Via col vento. Che è qua? E ora? Pali qua, non ne vedo. E siamo punti a capo. Un'altra volta fermi qua. E questo? Ma questo è quello per tornare indietro. Cioè, ci deve essere un'altra via. Forse c'è una scala qua e si sale sopra. Ci sono perso una scala. Ah, c'è la scala. Eccola qua, infatti. C'è la scala. Scala, insomma. Stiamo salendo al solito sulle antenne, sui tralicci, noi saliamo sempre. Lara Croft l'antennista. Troppo tranquillo. Ecco. Giustamente. Che facciamo? Dobbiamo passare da questa corda, sicuramente. Dobbiamo saltare, come sempre. Dobbiamo saltare, dobbiamo arrivare laggiù. Solido, che c'è lì? Ci sono dei cosi infermabili. Andiamo. Quindi sicuramente ci saranno dei nemici. Eccolo là. Eccoli. Si sparano. Attenzione. Sono per il paese. Non mi
macillato. Ti hanno macillato. Poi ho sbagliato io. Ti hanno accoppato. Qua ci vuole un'altra strategia. Prendere bro. Dov'è? Eccoli. Ma lui sono proprio capizzato in molto tempo. Chi è questo? Colpo in testa. Oh, che cosa? Si muove l'antica morte. Oddio, che si muove tutto. Che è? Giochiamo a caro, che? Devi spingerla? Che è? Che stiamo facendo? Perché si muove tutto? Si muove tutto, avanti e indietro. Ok, sono qua. La roba che si muove a sinistra e a destra. Niente, di nuovo. Ah, c'è pure sta cosa che adesso si muove. Non è una munizione, forse. Ah, che è la terza e quarta. Qua la roba che si muove, no? Quella è ancora arriva perché lo vedo che si muove. Carica. Abbiamo finito i colpi. Pizza, abbiamo finito i colpi. Fine dei colpi. Oh, che è? Aiuto. Cosa? Ah, ecco qua. Sì, no, faccio un altro sulla destra, sta sparando, ecco. Arrivano ancora Tarzan, ma c'è la ragione, di essere Tarzan. C'era un altro. Oh. Ci vuole colpire. Aia! Attenzione! Dai, qua siamo finiti. Aia! Attenzione! Sta arrivando! Aia! Attenzione! No! Ce n'è un altro! Un altro Robin Hood! Attenzione! Ne arrivano altri, eh? Insisto. Vabbè, questi non sono altri. Chi è? Chi è questo? No, e ora? No, questa mitragliatrice è ancora. Hanno quello della scorsa puntata. Oh! Salve, arrivederci! Wow! Stavano arrivando in 50.000 e mi vedevano curato. Aia! Meglio così. Vediamo. Crepa, ah, è ucciso i miei amici, crepa. Aspetta, però non ci colpisce, cioè, crepa, ma per miracolo. Chi è questo? Oh, si è calato. Che vuole? Arrivederci, grazie. Sì, sta fermo qua. Sta fermo. Dove sta qualche cazzo? Dove andiamo? Ok. Oh, devo salire, penso. Oh, un altro, attenzione. Dobbiamo saltare, attenzione, ci sparano mentre saltiamo. Oh, ancora questo. A me l'ha pelato prima, che c'è la cosa. Sono cresciuti i capelli. Niente, il titolare non ce l'ha con me. Abbiamo capito che il titolare non ce l'ha con me. Però dove va? Oh. Stiamo cadendo. Ah, salta in cima. Vale, a posto, ci siamo salvati, la faccia alzata. Cerchio. Ok. Allora, di nuovo cerchio. No. Ok, ci siamo, devo lasciarmi. Succede? Ah, ok, spostato. Vale, la faccia alzata. Ancora devo scendere. E vai. Bello, sembra... Okay. Fred Flintstone quando va al lavoro. Scendiamo verso l'isola. Ah, che bello. E siamo il nuovo palio. Che livello, ragazzi. I capelli sempre sistemati, come al solito. Che lo chiamo? Sempre sistemati. Guarda, non conosce la sua parrucchiera. Proprio giù. Sì, siamo scesi a valle, siamo nell'acqua. Guarda, tutta l'unica disunta, come al solito. Me la sono cavata per poco, la prima volta mi hanno distrutto, la seconda
Non so come, sono pericolosi quelli che si avvicinano. Sì. Meno male che è arrivato il tizio col col mitraglia lì, perché sennò. Sennò ci avrebbero ucciso. Che facciamo? Avanti e indietro, che dobbiamo fare? No. Ancora! Non ho munizioni assolutamente, devo combattere con l'altro. Avanti e indietro, siamo senza munizioni. 0-0, cioè praticamente ho solo 5 colpi di pistola. No, che 5? 68 ci sono. Dove 5? Dove si va? Stiamo facendo avanti e indietro con il consiglio. Dove si va? Qua. Ma di qua non si passa? Di là. Di qua. C'è un pertugio forse là sotto nella grotta, lì. Qua. Ah, forse lei riesce da qua. Sì. Inquadratura fantastica. Eccoci qua. Che cos'è qua? Spiaggia. Dove sarà? Campo dei superstiti. Ok. E se arrivi qua vuol dire che sei un sopravvissuto. Certo, se no arrivi morto, non ci arrivi, certo, giustamente. Che dobbiamo fare? C'è una cassa. Di materiali. Ecco qua. Vediamo un po' che dobbiamo fare. L'obiettivo è verso destra, da quella parte, quindi. Vediamo. Che c'è qua? C'è una specie di. Ah, un'altra cassa. Apriamola. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Che è? Che è? C'è un cappello da pirata, che cos'è? Una tomba, che è? Stiamo profanando le tombe, che c'è dentro? Cos'è? Caccia ai tubi. Ma che gli prendiamo le ossa alla gente morta, non ho capito, cioè. Uno su cinque tumuli trovati. Dobbiamo saccheggiare le tombe lì, quel mucchio di sassi con un cappello da pirata. Dobbiamo andare di là. Ok, sono arrivato a un. Chi è? Pumba. C'è Pumba. Sono cattivi? No. C'è Pumba. Ah, c'è bisogno che. Perché? Perché? No. Oh! Pumba sei andato. Oh, non muore mai Pumba. Che ha mille vite questo facocero. Pumba bulletproof. Che è? Andato. Vabbè, non c'è bisogno. I materiali ce li abbiamo. Povera bestia. Per noi non fa. Oh, non muore mai. Bulletproof, veramente. È morto. È morto saltando. Me ne è morto con i saltelli aggraziatissimi. Ecco qua. Vabbè, l'abbiamo ucciso. Basta. Voi non fatelo, ovviamente. Vabbè, direi che possiamo andare al campo a vedere cosa dicono. Andiamo a cercare gli altri. Abbiamo, potenziamo. Andiamo all'accampamento, qua potenziamo. No. Magari qua ci hanno lasciato anche qualcosa, delle casse. No, non c'è niente. Ah, là c'è una cassa, eccolo lì. Sì. Proiettili, ci servivano. Ci voleva. Ci servivano. Ok, il diario. Però mi accusi di essere troppo duro, ma ho le mie ragioni. Questa nave costosissima si dirige insieme a tutto l'equipaggio verso pericolose acque esplorate sulla base delle sue teorie. Lara deve rendersi conto di questa responsabilità. So che la decisione finale è stata tua, ma a volte ti dimentichi che lei non è tua figlia. Nessuno avrebbe mai fatto tutta la triangola del drago senza uno straccio di prova concreta. Dimmi, cosa ti ha convinto a farlo? Lara è sveglia, lo riconosco. Vabbè, qua sto spiegando appunto perché ci facciamo nei guai. Sappiamo entrambi. Vabbè, lasciamo stare. Reyes che si lamenta di Lara. Non era un discorso essenziale, salviamo. Salviamo. Sono le aquile qua in volo, infatti. C'è un pollo che sta arrostendo. Abilità. Direi che ci serve combattimento. Combattimento, cosa abbiamo? Maestria piccotta. Maestria piccotta. Usa la piccotta scalata per attaccare i nemici. Oppure contrattacco e schiva. Chi un attacco e una freccia, amici. Buona più utile la freccia. Ah, quindi come contrattacco? Chi la metti una freccia? La freccia nel ginocchio. Per chi ha giocato a Skyrim. Attrezzatura ne abbiamo? Punti, sì. La freccia nel ginocchio di Skyrim. Qua siamo solo a 23. No, invece 30, bottola, 30. Però mi serve se non è l'automatico. L'automatico? Sì. No, cosa c'è? Calcio imbottito. Impugnatore del calcio imbottito aumenta la stabilità. Oppure? Questo non ce l'abbiamo. No, c'è. No, non ci basta, è bloccato.
C'è l'ultima cosa a destra che abbiamo. Vabbè, mettiamo questo, calcio in bottiglia. Va bene. Ok. Ah, là c'è gente, sono lì. C'è una porta, sì. Eccoli là, che stanno facendo? Okay. Che succede? Sono sulla scaletta. Dormono. Eccoli qui, okay. Non parte. Non parte. Okay. Non parte. Chi è? Non parte. Ah, finalmente, tutti riuniti. Manca quel cretino di Whitman. Esco. Alex si è perso il grande ritorno. Sì, dov'è Alex? Sta tornando sull'Emberance a prendere gli attrezzi di Ah, sì. Jonah, prova a tirare. Prova a tirare. Vai. Non ci sei a 90, anzi a 45. Dobbiamo provarci. È bello vederti tra noi, Nara. Grazie. Come vi posso aiutare? Puoi dare una mano a Jonah con la fuga? Ah, come? Sei 1,90 m per 200 kg. Pure, cioè, scusa. È un armadio, manco ce la fa. Non ce la fa, no? Ecco. Così. Niente, ci vuole qualcosa per tirare. Con una specie di paranca dovremmo riuscire a sollevare il mezzo. Hai ragione, Gio. Sì. Mi basterebbe mettere insieme qualche cosa. Forse il relitto troverà qualcosa da dire. Vado a vedere. Ah, il relitto. Attenta, Lara. Reyes non proferisce parola. Allora, Jonah si è dimostrato... Allora, dobbiamo salire su quella specie di relitto. No, no. Jonah si è dimostrato senza forze. Cioè, si è fatto per aiutare da Lara. Ho detto, come? È un barile. E non ce l'ha fatta. È il gabbiano. Dobbiamo andare a prendere, a cercare una specie di paranca, una cosa strana per tirare quella roba lì. Che giornata faticosa. Siamo appena caduti da quella specie di altura. Sì. E se già dobbiamo scalare. Sempre scalare, sempre. Lara qua passa la sua vita a scalare. Ascensore non ne prende, sempre scala. Un po' paranco, vediamo. Sempre le scale per Lara. Che è la perla nera, cos'è? La perla nera. Attenzione, forza. Dobbiamo salire. Dove si va? Che è? No. No. Ah, penso a destra, dove c'è quel buco lì, quella finestra. Ecco, perfetto. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Aia. Chi è? Chi è? Non so, fammi pensare. Stanno parlando di noi. C'è uno. Sta zitto un secondo ed è morto. E non si è accorto di niente nessuno, eh? Nessuno si è accorto di niente. Eccolo, sta scendendo l'altro. Se n'è accorto. No, ha schivato due frecce. È nascosto dietro il barile lì, che cos'è? Oh. Esci la testa. Vai. È a posto. Problema risolto. Erano solo quanti sono? Di solito sono ben più di due. Di solito sono tre. Però il terzo dorme, niente, non è venuto, cioè non vengo. Scelta saggia, sennò sarebbe morto. Siamo sulla perla nera, qui. Le prendiamo. Che c'è qua? Dove si va? No. Ah no, a destra dobbiamo andare. Ok. Poi? Dove si va? No! 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 Ho sbagliato. Aia, non era di qua. Niente, non era di qua. Mi sa che era sopra invece, bisogna. Non era di qua. Bisognava andare sopra, mi sa. Riproviamo. No, questi sono resuscitati. Uno e l'altro lo scende. Arriva l'altro. Arriva l'altro dalle scale, quello con la sua calma, eccolo lì. No, si è salvato il mondo. A posto. Anche stavolta uccisi tutti e due. Che non erano quelli di prima, quello di prima era pelato, adesso gli sono comparsi i capelli. Anche a lui gli crescono i capelli. Ho saltato. Ah, dovevo saltare sopra. Io ho saltato sopra, infatti. Cercare di là. Sì. Okay. Ora a destra. Qui non va tu? No? No? Però da qua ce la fa. Sì, okay, da qua da sì. Qua ce la fa. Attenzione. Sì. Vai, ci sei. C'è un'ancora. Qua sicuramente c'è qualcuno. Sicuramente c'è qualcuno. In questo momento no, però. Dove dobbiamo andare? Di là? No, di nuovo. Aia, si è botto.
Altra volta, niente, non si doveva andare di là. No, devi allenarti più sul salto, eh. Io ce l'avevo fatta. Addirittura. Ancora, la terza volta questi che resuscitano. Ormai cioè, noi lo stiamo facendo apposta, ci suicidiamo volontariamente per uccidere. Ed è morto. Ci suicidiamo noi volontariamente. Allora, qua ce la fai, sì, no? Dai. Ma anche mia nonna ce la fa, se lo spiego. Preda 1, preda 2. E siamo. Che? Dov'è? No, di qua. Stesso percorso. C'è qualche nemico che non ho visto prima, però. Stesso percorso di prima. Ecco qua. Ok. Allora, qua ho provato a saltare, è andata malamente. Quindi non arriva lì. Scusate, mi soffio il naso. Scusate, telespettatori. Però se non arriva lì c'è troppo vento. Non c'è niente da tirare. C'è troppo vento su questa nave e mi arriva troppo vento. Ah, aspetta. Dov'è? Che? Si sale? Che c'è qua? Non c'è niente. No, niente. E ora? Come torniamo indietro? Ah no, così. Ok. Cosa? Eccolo. Eccolo chi? Che ha visto? Oh! Eccolo chi? Che cosa? No, qua non c'è niente. C'è niente qua, eccolo chi? L'ha visto? Ho visto qualcosa, non lo so. Cos'è che ha visto? Non c'è niente qua. Vai a capire che ha visto. C'è un gabbiano, forse parlava il gabbiano. Eccolo il gabbiano. La cena per stasera. Non mi dire che ho sbagliato semplicemente il salto che si poteva arrivare. No, non penso. No, non ci arrivi, troppo lontano. Ma non si deve andare di là. No, è possibile. No, non ci arrivi. Aspetta, guarda in alto, vediamo un attimo in alto. C'è qualcosa sopra? Ecco, vediamo. Forse c'è qualcosa da tirare. Vediamo? No, niente. Ah, ok, bastava saltare da qua. Ah, da qua sì, da qua si riesce. Forse. Vediamo? No. Non, è, no, non conviene, secondo me. Non è questa la strada giusta. Penso, non lo so. Oh, attenzione! No, niente, di nuovo. Ah, yeah. Un'altra volta. Vabbè. Ormai sei abituato a prendere botte in testa. Non si capisce se si può saltare o no. No, mi sa di no. Vabbè, ammazziamo di nuovo questi. Non ancora, scusate ragazzi, qua devo continuare ad ammazzullare questi due, sì. Poveretti. È la quarta volta che muoio. Devo trovare un punto dove saltare. La quarta volta che... Qua ormai li conosciamo, questo arriva, mi saluta. Mi saluta, ciao, come stai? Ah, stavolta è stato più furbo però. Stavolta l'hai fatto più furbo. No, insomma, attenzione. Stavolta è stato più furbo. Insomma. Quindi da qua si salta, si le preda. Speriamo sia l'ultima volta perché anche loro si stanno scocciando di morire sempre. Fateci morire una volta e basta. Basta, non vogliamo è morire. È possibile che si salti da lì, ma no, no, anche qua fatica. Non penso proprio. Forse veramente da sopra, però. Vediamo. C'è qualcosa che non mi torna. C'è un rebus, ragazzi. Siamo bloccati, c'è un rebus. Quell'ancora forse? Cioè ti puoi fare tutta questa strada perché per forza devi salire, no? No, ma ci sarà un sistema, sto palo forse. Però sto... il salto non l'ha fatto, forse devo prendere più rincorsa, no, riprovo un'altra volta, scusate, no, non so no, come. Non è quello, non è quello. No, non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Pensavo si potesse, ma evidentemente. E sono no. 5, questi qua di nuovo che. Sono un po' bloccato, vediamo. Resuscitano la quinta volta questi. Ancora. Che vabbè, questi ormai li conosco a memoria. Sì, uno e arriva l'altro. Arriva quello in ritardatario. Scende quello simpatico. Scendendo. Eccolo, che cambia faccia ogni tanto. Ogni volta cambiano faccia, però sono sempre loro. C'è un mistero su questa nave, ragazzi. Un mistero. C'è la perla nera. Sicuramente si deve salire da qua, perché sennò non ti mettono sta pedana. No, certo. Giusto? Certo. Vediamo un po'. Facciamo il solito percorso per la quinta volta, che è la quinta quella buona, che è il mio numero fortunato, il 5 tra l'altro. Mi scusi qualcosa qua. Vediamo. il palo. No. Eccolo cosa? Eccolo dov'è. Ma porca, le due ore per perdere eccolo. Tempo. Eccolo. Ma dai. Non l'avevo detto, eccolo, così. Diceva eccolo.
Ok, ora si ragiona, ora non devo più saltare. Quando c'hai le cose sotto il naso non le ho. L'abbiamo preso, io non l'avevo visto. Infatti, non l'avevamo visto. Eccolo qua, ragazzi. Tre morti inutili cercando di saltare 5, da quel posto, ma 5. Bastava buttare giù il legno. 5 morti, non 3, sono morti 5 ora morti. Ora si ragiona, ok. Chi è? Chi è? Altri due, quelli di prima sono... Da dove sono arrivati questi? Aiuto, è morto. Oh, che è? Arriva un altro. Attenzione. Siede un braccio. Che fa? No. Oh. Attenzione, è uscito fuori. Niente, è morto. Quanti sono ancora? Basta, finiti. Non c'è più la musica, finito. Te prendiamo. Infatti no, l'ho preso, posso tornarmene tranquillamente sulla mia spiaggia. Io ho perso 2 ore con sto coso, c'eravamo sotto il naso. Che dite? Non l'avevo visto. Ok, siamo tornati di nuovo nell'acqua. Ah, ho preso tutto. Di nuovo nell'acqua. Anche la musichetta. Quando mai. Musica epica. È stata dura, eh? Un pochino. Mi è venuto il raffreddore, con tutta questa aria di mare qua, la salsedine, mi è venuto il raffreddore. Allergia alla salsedine. Chi è quello lì? No, John. Va bene, sembrava un nemico. Sì. Ciao Giona, ti ho portato tutto. Ce la fai adesso o ti serve la gru? Paranco. Ti serve la gru o ce la fai? Grazie. Eccolo qua. È contento? Problemi? No. Alex è ancora non si è visto. Che è? Oh, chi è che spara? Che succede? Chi è? È Whitman. Chi è? Whitman. Ancora. Ancora Whitman. Ancora il traditore. Chi è? Chi sta sparando? Non c'è nessuno. Chi spara? Che è? Che fa? È ubriaco. Non c'è nessuno. Dai che scappa dai cacosce, non si capisce. Non c'è nessuno. E quanti sono? Non so. Sei ferito? Non ho visto nessuno. Non c'è nessuno. Mi avrò spaventata. Non sapete sì, quanto proprio. Ho corso. Mi hai spaventato. Non è sudato. Sono più in forma di quanto pensassi. Li avrei portati qui da me. Proprio come a pezzo. Cosa? Non è andata così, là. Mi avevano preso mentre tu cercavi sempre. Sì. Storia mai questa. Come no? Dicevano che altrimenti avrebbero ucciso te e gli altri. Sì. Io ho provato ad avvisarla. Sì, come no? Non vi sembra il momento. Sentite, non so che problema abbia. Che faccia? Che mi interessa. Volevo solo... Senti, un'altra parola e giuro che ti spacco con costosissimi denti. Attenzione. Non sarà la fine. Almeno c'è una con gli altri punti qua. Oltre l'arabo. Andiamo avanti molto meglio. Ok. Hai capito. Vado a cercare Alex. Dove sono quegli attrezzi? In sala macchina. Comunque, non è uno sprovveduto, Lara. Bene. Vuol dire che faremo prima. Attenzione, ci sono delle vecchie ruggini tra l'equipaggio qua. Allora, Whitman è un deficiente, lo sappiamo. Reyes ha dimostrato di avere i cocones, come si suol dire. Lara, aspetta. Viene con noi? No. Ah, un arco. Prendi questo. Bello. Ah, sarà utile. L'ho tenuto un posto. Che regalo. Sembra potente. Può conficcare la freccia praticamente. Addirittura. Grazie, Gianna. Sarà utile, è più grazie. Grande di Lara, veramente utile. Guarda qua, più grande di lei. Ah, dobbiamo andare là. Ok, ci fermiamo un attimo per arco avanzato. Arco avanzato. Mettiamo tutte le abilità e poi ripartiamo. Mettiamo qualche punto abilità. Sì, c'è un punto abilità. Dove lo mettiamo? Bim, bomba, al solito. Vediamo. 58, 38, 56. 38, dai, 38. Capienza massima. Capienza massima, un fisico talmente temprato che può trasportare quantità massima di munizioni. Buona. Ci voleva. Bella sta foto. Ci voleva. Ci voleva sta foto, sto primo piano ci voleva. Attrezzatura, solo 156, no, vediamo se magari con l'arco qualcosa. Forse, no, ma siamo poveri, non c'è niente. No, però siamo poveri e pazzi, non c'è niente. Lara, l'hai ancora incagliato un po' per la sua foto. Ah. Userei quel nuovo arco. Forse su quelle rocce oltre il mondo. Grazie. Grazie dell'informazione. Ok, dobbiamo andare a trovare, a salvare Esk, che è rimasto. È praticamente Esk dalla partita momentaneamente, perché non lo vediamo. Sarà sulla nave. Dobbiamo andare a cercarlo. Ok! Dobbiamo andare a cercarlo.
Andiamo, va. Andiamo a cercarlo. Dobbiamo fare tutto in noi. In teoria si va di qua. Te faccio così in salamoia. Accendiamolo. Che fa? Riesci ad accenderlo da qui? No. Sì, riesci. Sì. E te lo ti cade in testa. Ok. 1 su 3, fucile automatico componente. C'erano delle frecce. Ok. Colpisci le superfici scalabili, allora, con frecce a corda per creare le corde tese. Sicuramente un modo c'è. Ah, quindi direttamente nella... Che c'è un palo qui. Direttamente nella piccozza dobbiamo andare con l'arco. Penso, va. Vediamo. Sì, per forza, direttamente nella piccozza. Il modo c'è, ma... Per forza. L'ha detto prima, possiamo conficcare qualsiasi cosa. Ci sta a fare un palo qua. Vedi? Eccolo là, sulla superficie scalabile, a posto. Ok, andiamo. Quadrato. Ok, proseguiamo. Ok, mi avvicino all'Alex. Chi è? Alex, stavamo iniziando a preoccuparci. Mi serve una barra lunga e mezza di ci penso anch'io. Lara, ti stai prendendo. Aspetta. Lara, no, mi arrangio. Vada, teniamo il silenzio. Alex, che stai facendo? Che stai facendo, Alex? Esco, che stai facendo? Non puoi esca adesso che ci serve. Non si può. Dobbiamo andare a recuperarlo. C'è un'altra cosa in salamoia. C'è un gabbiano. E ora? Attenzione. Ok. Oh. C'è un'altra scala sopra, forse ce la fa? Sì. Ok. Qua c'è un'altra corda. Attenzione! Bello! Ok. Oh! Aiuto! Il gabbiano ci ha attaccato il gabbiano. Andiamo, piano. Sembra un pochino affaticata Lara oggi, non lo so perché. Chi è? C'è qualcuno? 1, 2, ne vedo. 1. Attenzione, che bella mira che c'aveva questo. Eravamo fermi, immobili, ci ha mancato di 3 km. Complimenti per la mira. Vabbè, l'unico che non sa mirare l'abbiamo beccato noi. Gli altri tutti precisi, ci ammazzano sempre. L'unico ubriaco l'abbiamo preso. Va bene, proseguiamo. C'è una scala nel nulla qua, praticamente. Dov'è? Ah, di qua. Che ne pensate di questo nuovo arco? Utile, no? Per noi sì, se scriveteci nei commenti. Oh! Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di quest'arco. Se secondo voi è buono, cosa ci possiamo fare? Cioè certo, cosa poi ci sicuramente fare? Mi accoglierà una massa di nemici, vediamo. È probabile. Dove si va? Oh, altri gabbiani. I gabbiani cominciano un pochino a darci fastidio. Dobbiamo andare di qua, per forza. Sicuramente dopo che arrivo lì. Sì. Che succede? No, niente, a posto. Eccoli là, in due sono. E non ci hanno visto, Eccoli. Allora, uno se ne sta andando lì. No, c'è qualcosa davanti, non possiamo colpirlo. Eccolo, facciamogli una bella fotografia. Ah, è nell'orecchio. Aiuto! È morto. C'è ancora la musica. No, sì, c'è ancora la musica. No? Oh. No, non c'è più... No, finita, niente. Posto, possiamo andare, mi sa. Pensavo di sì. Che? Tomba segreta? No, lasciamo perdere, abbiamo una brutta esperienza con le tombe. Aspetta. Che succede? C'è uno, sta arrivando. Non ci ha visto, è orbo. Boh, è andato. Guarda come balla, mio timore. È morto ballando. Non voglio problemi, ragazzi. Non vogliamo problemi. È morto ballando. Però c'è una cosa che l'ha peggio. Se vado lì posso tornare su. Vediamo se posso scendere da qua. Vediamo. Sì. No. Che c'è di qua? Sì. Oh. C'è qualcuno. Ho sentito una voce. C'è qualcuno forse sotto. Aia, oh, che? Accidenti. Aiuto, aia!
Abbiamo visto. Non è stata una buona. Ci hanno colpito da chi? Chi ci ha preso? Dal nulla, senza dire niente, ci hanno colpito. Chi è stato? L'avete visto voi? Dov'è? Non ho visto nessuno. Ma dove sono? Ci ha colpito qualcosa, non so, forse un gabbiano, che cos'era? Non li ho visti. Ah, eccoli lì sotto sono, eccoli. Eccolo là. In due sono. Sì, mancati. Uno e là c'è l'altro. Bello sto nascondito, complice nascondito. L'avevo detto che erano sotto. L'avevo detto che erano sotto, infatti. Andiamo! Aia. Ok. E prendiamo pure l'altro. C'è l'acqua, cos'è c'è qua? Cascata, là c'è un GPS. Eccolo qua. Ok. E prendiamo l'altro. Va bene, penso che si può tornare sopra adesso. Ok, ora dobbiamo trovare. No, non si può tornare sopra. Ora come facciamo? Come si fa ora? Non da qua. No, di qua nemmeno, nell'acqua. Di qua neanche. Ah no, là c'è una cassa. Di qua, di qua. No, è dove eravamo prima. Vieni. Dove eravamo prima? Abbiamo la cassa. Siamo rimasti qua. Di qua forse. Ah, c'è una piccozza lì. Vai, oh, perché non sale? Cos'è sto? Si spinge, che è? Che è sto coso? Tappo di sughero, che è? Il tappo della vasca gigante, dobbiamo mettere il tappo nella vasca. Cos'è? Ah, di qua era. Ecco, c'era il trucco. Ok, siamo tornati indietro, perfetto, di qua era. Ok. Ok. Perfetto. Non ho capito a cosa serve il tappo di sughero. Eravamo qua. Però, ok. Vabbè. Siamo di qua. Che dobbiamo fare ora? Dove si va? Ah, sulla trave sospesa nel vuoto. Ok. C'è il gabbiano ancora. Ma c'è un palo. Dove? Lì. Andiamo. Andiamo, si arriva fin qua. Dove si arriva? Sì. Sì. Buono. No, non posso ancora farlo. Come? Che vuol dire? Come non posso farlo? Beh, non puoi farlo, però intanto puoi andare di là, no? Cosa non puoi farlo? Ah, per aprire quella roba lì. Vabbè, non possiamo farlo, non fa niente. Ah, ci serviva solo per passare, poi la apriamo la prossima volta. La camera dei segreti la apriamo poi. Ho visto qualcosa su sto pezzo. Materiale. Materiale. Ok, mi sa che qua ci sarà. Che c'è qua? La seguiamo. Una bella accoglienza di nemici, vediamo com'è. Eh sì, ormai siamo abituati. Vediamo un po'. No, non c'è nessuno. C'è il pomodoro. Ah, perfetto, dei pomodori. Pomodori. Un accampamento, guardate che bella vista. Va bene ragazzi, direi che ci lasciamo qua. Ci fermiamo qua. Per questo ottavo video. Ci fermiamo qua. Continueremo da qua, da questo. Come si chiama l'area? Da questo bunker costiero. Bunker costiero. Un saluto da Dave Marshall. Okay. Se hai qualcosa da aggiungere Marshall, salutiamo tutti. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati noi. Un saluto da Dave Marshall. Ciao!